sono entrato alla Ferrari il 18 settembre del 1945. Allora la Ferrari si faceva una produzione di macchine utenze, non macchine da corso, macchine da strada. Alla Ferrari c'erano due capannoncini di 100 metri l'uno, a L, e Ferrari era in bolletta. Però non è mai andato a casa nessuno che gli mancasse una lira dentro la busta. E lui, imponendosi degli obiettivi, è riuscito a costruire qualcosa di molto grande che è rimasto nella storia. Ferrari aveva sempre in testa il pallino delle macchine da corsa. Enzo Ferrari, diciamo che le gare le ha sempre viste a Maranello per televisione con degli amici. Ci guardavano le prove lì con lui, però sempre a bocca chiusa, perché guai se si sentiva qualcosa. Quando andava a Pomerlo la corsa, non le dico i batti che picchiava sulla tavola, che batteva come un passo, troppo un bambino. Quando dopo la corsa, ma non spesso, però qualche volta capitava di arrivare primo e secondo, dicevo ma non siamo arrivati primo e secondo e terzi, volevo arrivare anche terzo, anche se era impossibile. Aveva piacere di vedere le cose che crescevano man mano, di verificare come crescevano ogni 10 minuti. Tante volte partivamo da Bologna, tante sera, anche a mezzanotte, diceva Dino passiamo da Maranello perché c'ho i meccanici che stanno finendo una vettura che domattina va alle prove, passiamo a vedere in che condizione è la macchina. Era un personaggio, specie poi allora, un personaggio che per noi, per me specialmente, era irraggiungibile, era una cosa che creava soggezione. Burbero lo era quando lo voleva fare, ma era pericoloso quando era in silenzio e aveva il cappello di traverso. Quando aveva il cappello di traverso era meglio tagliare l'angolo, perché qualsiasi cosa che poteva succedere era senz'altro una cosa non gradevole. L'hanno definito in tanti modi, ma per me, che ci ho vissuto 20 anni a contatto dal mattino alla sera, posso dire che ero come un secondo padre. Per me, e penso per la mia generazione anche prima, una persona così non esiste e non esisterà mai. Ma Ferrari, secondo me, si è sempre innamorato solo di una cosa, non di una persona, della sua azienda, della sua fabbrica, della sua Ferrari. E per me l'ha sposata la Ferrari, questo Ferrari. Che Ferrari seguiva sempre i suoi collaboratori in zona. Per anni e anni e anni i collaboratori della Ferrari sono stati scelti, al massimo Modena. Diceva che nella nostra zona c'era una classe operaia, una classe di lavoratori dipendenti, chiaro operaio, anche impiegatizia, che erano molto attaccati al lavoro, molto bravi. Ferrari era uno che, a mio avviso, teneva tantissimo ai suoi dipendenti, e quando ha compiuto 90 anni, per festeggiare il suo compleanno, l'ha voluto fare solo con i suoi dipendenti, quindi ci sono state tante pressioni esterne, ma non ha preso nessuno, e ha fatto un pranzo e abbiamo fermato la fabbrica, 1800 persone a sedere in fabbrica, e abbiamo pranzato con lui. Mi ricordo una cosa che diceva sempre con Enzo Ferrari, diceva che le fabbriche, prima di essere fatte di immobili, di macchinari, di attrezzature, sono fatte di uomini, che l'uomo è il patrimonio più importante di un'azienda. Questo era Enzo Ferrari.